Termina 2-2 l'incontro della terza giornata di Serie D Girone F tra Notaresco e Vigor Senigallia, una gara scoppiettante, gara combattuta fin dai primi minuti con Notaresco che prova a menare le danze e la Vigor Senigallia che chiude tutti gli spazi e al 19° passa anche in vantaggio grazie a Denis Pesaresi che appena in area raccoglie un lancio di Mancini e anticipa l'uscita di Sciba insaccandolo 0-1. Episodio importante per la gara al 27° con un retropassaggio di Baldini verso il proprio portiere che non controlla bene, rinvia quando la palla ha oltrepassato la linea anche se non si è capito se interamente e l'arbitro lascia correre. Poi un minuto dopo fuori gioco dubbio su Manari, De Patre va su tutte le furie e viene espulso. Ultima opportunità del primo tempo per gli ospiti al 45° con Bucari che dal limite sfiora l'incrocio. Il Notaresco comincia la ripresa subito all'attacco, Gelsi servito in aria da Manari viene esteso e Sarli che realizza poi il rigore dell'1-1. I padroni di casa continuano ad attaccare e al 23° passano in vantaggio con Sadai che raccoglie un cross da sinistra. Si districa dalla breve distanza e dall'altra parte del campo e insacca il 2-1. Le emozioni non sono finite perché al 27° Mancini raccoglie un lancio dalla tre quarti di Baldini e dai 10 metri brucia Sciba per il 2-2. Ultima occasione ancora per la Vigor Senigallia al 49° con un colpo di testa ravvicinato di Pesaresi e il miracolo di Sciba.